Ciao a tutti, amici rossoazzurri, è appena finita Monopoli Catania 0-1. Sono contentissimo di questa vittoria perché a Monopoli non vincevamo da ben 4 anni e inoltre ogni volta che ci andavamo veniamo sempre imbarcate 3-0, 5-0 e 4-2 l'anno scorso. Quindi sono davvero felicissimo perché questo è stato un campo per noi maledetto da 3 anni a questa parte. Quindi sono veramente contento e sono contento per il gol del capitano di Silvestri, un altro gol di un difensore, e difensori che hanno fatto una partita secondo me perfetta. Secondo me abbiamo un pacchetto difensivo veramente di ottimo livello per la categoria, perché abbiamo comunque Silvestri che abbiamo conosciuto l'anno scorso, è un grandissimo difensore. Clayton che comunque sta giocando veramente molto bene, o quantomeno queste prime partite l'ha giocata veramente molto bene, con un gol appunto con la Paganese. E un uomo di esperienza, grandissima esperienza come Tonucci, che ha giocato in Serie B sia al Bari che al Foggia, che è arrivato oggi, e oggi è stato veramente un muro, un cazzo di muro è stato. In porta ha giocato Martinez, non ha giocato Santurro, infortunato. A me Martinez piace come portiere, per me potrebbe fare anche il primo, forse esagero, è un pazzo, cioè, però il portiere deve essere un po' pazzo, rischia sempre con i piedi, però. Ma a me non dispiace come portiere, mi piace veramente, veramente tanto come portiere. Sarau mi è piaciuto davvero tanto, non ha tirato, tirato una volta da distanza, però è una punta, cioè è una punta pura. Tu gli la tiri addosso, lui te la tiene a terra e poi la gioca indietro. Cioè quello deve fare, prendersi i falli. C'è stato un momento da partito che si è preso tipo 3-4 falli di fila, ma cioè non lo butti giù fisicamente, è veramente un mostro. Cioè. Fisicamente è veramente un mostro. Reginaldo continua un po' a deludere, però, cioè, almeno da quello che sembra dalla televisione, dallo schermo, sembra veramente appesantito sotto un punto di vista fisico. Quindi diventa anche difficile muoversi. Quindi speriamo si rimette in forma. No, questa è l'impressione della televisione. Poi magari mi sbaglio. E infatti ha deluso anche oggi. E gli esterni, Albertini, anche lui grande partita, come anche Calapai. Mi sono piaciuti veramente tutti oggi, veramente tutti. Un primo tempo non bellissimo, c'è da dire questo, un primo tempo anche abbastanza noioso dove non ci sono state particolari occasioni, però il secondo tempo, secondo me, Catania ha fatto veramente una grandissima, ma grandissima partita, cioè ha tenuto il pallone del gioco praticamente sempre, a parte ovviamente gli ultimi 10 minuti di sofferenza, ma che ci sta in partite come questa. Comunque il Monopoli, secondo me, non è una squadraccia, infatti negli ultimi anni è una squadra che ci ha sempre dato fastidio, è una squadra che comunque ha sempre avuto ottimi piazzamenti, si è sempre arrivata ai playoff, quindi non è una squadra di cretini, secondo me, il Monopoli. E inoltre appena aveva vinto l'ultima a Castellammare di Stabia, con la Juve Stabia appunto, e facendo peraltro una gran partita, ho letto, e oggi praticamente abbiamo disinnescati, perché oggi non ha avuto un'occasione. Il Monopoli non ha avuto neanche un'occasione, ce li abbiamo completamente disinnescati. È stata veramente una partita fantastica dal punto di vista difensivo. Offensivamente, vi ripeto, Reginaldo deve ancora rientrare in forma. Si vede perché, da quel che penso, sarà lui che deve finalizzare l'azione, in quanto sarà la punta che deve tenere palla per poi magari provare con degli 1-2 comunque a lanciare Reginaldo, che però non è in condizione. Non è in condizione. Non è affatto in condizione. Rosai ha messo veramente un grandissimo assist per Silvestri. Infatti, poi sulla punizione, sul calcio d'angolo successivo, ha rischiato anche di fare una doppietta il capitano. Io sono veramente contento che la fascia sia stata data lui, perché l'anno scorso ha dimostrato veramente grande leadership. È uno che sa guidare la squadra, la difesa e la squadra. Quindi sono veramente, veramente contentissimo. Vi ripeto. Sono molto contento perché Monopoli è sempre stato un campo maledetto per noi, sempre, e prendevamo sempre imbarcati. Infatti oggi sinceramente la vittoria non me l'aspettavo, ma sono molto contento soprattutto perché contro la Paganese c'era troppa gente negativa che si lamentava come cazzo stiamo giocando, abbiamo giocato di merda, Raffaele non sa mettere le proprie idee, ma ragazzi, ma su quel terreno che idee devi mettere? Che idee devi mettere? Poi vi ripeto, non è che oggi abbiamo fatto il partitone della vita, però il primo tempo è stata una partita noiosa da entrambe le parti, nessuno ha fatto nulla. Nel secondo tempo, però, secondo me Catania ha fatto un'ottima, una buona partita. Veramente una buona partita. Ovvio, vi ripeto, gli ultimi 10 minuti ci sta a soffrire. Ci sta, ma è ancora una squadra che deve essere ancora costruita, una squadra che ancora ha bisogno di crescere. Quindi ci sta. Però
Però vincere in trasferta a Monopoli, dove negli ultimi anni prendevamo sempre imbarcate, non era così scontato. Ora siamo purtroppo ancora a 0 punti, però solo sulla carta. Questo non è né colpa della società adesso, né colpa di Raffaele, né colpa dei giocatori, che siamo a 0 punti adesso, perché sulla carta saremmo a 4 punti. E come tutte le altre squadre, anche mi sembra che nessuno sia a punteggio pieno per il momento. Quindi, non so. Oggi veramente c'è poco da dire, secondo me oggi abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo. Bisogna forse migliorare l'atteggiamento con l'approccio nella partita, però oggi sono veramente molto felice perché abbiamo fatto veramente un'ottima prestazione, secondo me, nel secondo tempo e non abbiamo concesso assolutamente nulla al Monopoli, che vi ripeto, è andata a fare una gran partita settimana scorsa a Castellammare di Stabia, che arriva, è una squadra che arriva dalla Serie B, fatto che sarà il nostro prossimo avversario mercoledì. Quindi, intanto la cosa positiva è che siamo rientrati a 0 punti, non abbiamo più quel meno che è molto fastidioso, e da questa giornata, quindi dalla prossima, ripartiamo da 0 punti. Dispiace, perché dispiace ovviamente, però intanto ci siamo tolti quel brutto meno dalla classifica che era veramente molto fastidioso, quindi una vittoria che dà tantissimo morale, anche perché Catania sappiamo che non è una squadra che in trasferta vinca così tanto. Ieri ci hanno avuto un bel po' di anni fa con Lucarelli che abbiamo vinto 10. Quindi non è una vittoria in trasferta, non è affatto cosa scontata qua a Catania. Mai. Quindi sono molto contento anche per questo, perché vinciamo la prima trasferta dell'anno. Quindi, guarda, ho fatto una partita appena finita. Sono veramente contentissimo, veramente contentissimo. Speriamo che questa squadra possa continuare a regalare questo tipo di vittorie. Vi ripeto, non è stata una partitona, però nel secondo tempo comunque Catania ha tenuto il pallino del gioco, ha giocato, ha costruito. Sui calci piazzati siamo veramente forti, con quei tre giganti dietro, veramente, cioè sulle palle aeree sono tutte nostre, infatti due gol che abbiamo fatto, due sul calcio piazzato. Manca forse l'attacco un po' sterile, questo è vero, perché Reginaldo deve rientrare in forma, perché in questa condizione sicuramente non può regalare ottime prestazioni, quindi speriamo si rimette in forma il più presto, per regalarci anche lui i suoi gol che deve fare, perché ci servono i gol di attaccanti che in questi anni sono mancati come il pane. Però se siano anche i difensori, questa cosa sicuramente non ci dispiace. Guarda, sono veramente distrutto perché la partita è appena finita, sono ancora agitato, sono veramente troppo 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 contento. Quindi, settimana prossima ci aspettano due impegni, la Juve Stabia e il Trapani forse ancora. So che la situazione societaria del Trapani non è proprio il massimo, mi dispiace, dispiace perché il Trapani è comunque una squadra che è sempre stata parte dell'anno scorso, che appunto ha fatto la Serie B, però ci ha sempre fatto compagnia in Lega Pro, e dispiace quando le squadre hanno questi problemi societari, qualsiasi sia la squadra, questo lo dico sempre, qualsiasi sia la squadra. Preferisco vincere sul campo piuttosto che vincere a tavolino come è successo purtroppo col Trapani che ha perso settimana scorsa, non so come sarà la situazione settimana prossima, ma se devo scegliere sinceramente preferisco giocarmela sul campo, anche perché comunque a me guardare le partite piace, diverte, mi piace fare dei video poi dove commento le partite, quindi io spero che si possa giocare sinceramente col Trapani, anche se non lo so, io spero ovviamente si possa giocare e ovviamente si possa vincere col Trapani. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo poi quindi mercoledì per la partita con la Juve Stabia. Allora, sono anche contento perché si vede che c'è un gran gruppo, ultima cosa. Si vede che c'è un grande gruppo, perché sul gol di Silvestri non è che è saltato da solo con due o tre giocatori, è andato verso la panchina ad abbracciare tutti i giocatori. Quindi ottimo atteggiamento da leader e ottimo atteggiamento da capitano. Questa cosa ci tenevo a dirlo alla fine. Quindi, vi dicevo, scusate la confusione. Vi saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo mercoledì con le Stabia. Vi ricordo, guardate gli ultimi video degli ultimi post partita, guardate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace. Commentate la vostra opinione della partita, se siete contenti, cosa avreste fatto a posto di Raffaele, magari. Io vi saluto, ci vediamo quindi mercoledì e sempre Forza Catania!